Appassionati di hockey, buonasera dal Centro Sportivo Polivalente, in diretta streaming per la 20ª giornata del campionato nazionale di Serie 2, Girone B, 20-21, incontro Gruppo Gamma Sarzana AS Viareggio. Dirigerà l'incontro il signor Edoardo D'Alessandro di Viareggio, al tavolo Matteo Righetti di La Spezia. Diamo lettura delle formazioni che scenderanno in pista. L'AS Viareggio, allenatore Alessandro Cupisti, ex allenatore di Serie 1 per 4 anni a Sarzana, qui a Sarzana, manda Poli in porta, Nicolò Poli col numero 10, poi Matteo Palagi col numero 2, Nicola Gemignani col numero 8, Gioele Falaschi col numero 4 e il capitano Andrea Balistreri col numero 9. Risponde Giovanni Beretta per Gruppo Gamma Sarzana, ok, 93 i rossoneri, con in porta il numero 46 Alessio Perroni. Poi 18 il capitano Matteo Pistelli, numero 84 Mattia Rispogliati. Tanto le squadre si stanno caricando a vicenda. Vediamo ora la formazione di Gruppo Gamma Hockey Sarzana, che dovrebbe presentare sempre il quintetto iniziale in pista. Come ho detto poc'anzi, allora Alessio Perroni con i 46, capitano 18 Matteo Pistelli, 84 Mattia Rispogliati, poi il 9 Matteo Cardella, il 14 Elia Petrocchi, che già ha preso posto in pista. In Sarzana si trova appaiato al roller Matera a 25 punti, ma in quinta posizione contro l'ultima in classifica, 3 punti la S Viareggio. Sta per iniziare l'incontro. Balistreri, il capitano, a ritroso per Gemignani. In avanti ancora il Viareggio con Gemignani che lotta assiduamente. C'è una punizione per il Sarzana con Rispogliati che lascia l'incarico a Pistelli. Poi ancora Rispogliati sul centro, Pistelli, Rispogliati dalla Serie 1 ieri sera nella vittoriosa gara contro il Montebello Vicenza 6-2 per la formazione di Alessandro Bertolucci, quarta in classifica in Serie 1. Pistelli da fuori al lato della porta di Poli. Quando sono trascorsi 35 secondi all'inizio del tempo, c'è una punizione avvisata da Alessandro per il Viareggio, ancora sul centro con Falaschi, poi va a recupero Pistelli che impegna Poli sul suo palo di destra, poi va a recupero ancora il Viareggio che scende dalle parti di Peroni a lato, la conclusione di capitan Balistreri, tutto regolare per D'Alessandro, va a recupero Petrocchi sul centro, Rispogliati, Pistelli, ancora Rispogliati, Petrocchi, prime fasi di studio tra le due formazioni, Petrocchi ancora se ne va, Petrocchi accompagna il tiro centrale, non ha difficoltà Poli a respingere, ancora Petrocchi al recupero, Pistelli pericolosamente dalle parti di Poli, ancora il Sarzana in avanti, va a recupero ora la S Viareggio e tenta una sortita in avanti, chiude Sarzana, ancora Viareggio sul centro e poi c'è Perroni che sulla conclusione di Balistreri ci mette il guantone, ancora Balistreri in seconda battuta sulla pallina, osserva il piazzamento, poi cerca di imbeccare Gemignani, contratto alla baluta da Rispogliati che ha la meglio, poi Pistelli in seconda battuta per Sarzana che va al recupero della pallina, Rispogliati, ancora Rispogliati, la tiene Pistelli, Cardella,
Pitrocchi, Cardella, Pistelli, Cardella, Pistelli ancora, finta la conclusione, poi la conclusione di Pitrocchi ribattuta da un giocatore del Viareggio, ancora Pistelli da fuori, è un secondo palo per la formazione sardanese nel giro di pochi secondi. Cardella, due pali di Pistelli, ancora Cardella, Pitrocchi a lato della porta viareggina, cercato un pertugio Pitrocchi, ma poi comunque ci è dato un intervento dell'arbitro, un gioco a due sulla parte destra dell'attacco della formazione locale, va a recupero il Viareggio con Falaschi in avanti, poi Pistelli, la pallina va in una zona morta, Pistelli a recupero, ancora in avanti Pistelli, caracolla il capitano della formazione di Giovanni Berretta, Rispogliati sul centro, Pistelli, Rispogliati, ancora si prova la conclusione, deviazione di Pitrocchi a lato della porta viareggina, ancora Pistelli, un per Pitrocchi, clamoroso, ribatte Poli vicino alla rete, gruppo Gamma Sarzana, quando sono trascorsi 3 primi e 40 dall'inizio del tempo. Ancora Pistelli accende la Sarzana, Pistelli impegna severamente Poli centralmente, che si trova la palla addosso, non ha visto partire il tiro Poli, va a recupero ancora Cardella che la gira per Rispogliati, accelera Sarzana, Pitrocchi, Rispogliati e poi c'è un intervento di D'Alessandro ancora e c'è un gioco a due sempre sulla parte destra dell'attacco della formazione di Giovanni Berretta, Pitrocchi e Falaschi. E ora c'è una punizione per la formazione via regina di Alessandro Cupisti. Falaschi in avanti, ma sempre non ha sbocco l'azione via regina, va al recupero Pistelli, Rispogliati, Pistelli, ancora Pitrocchi, Pistelli, Pistelli ancora trova l'imbeccata su Cardella, prova la conclusione a lato della porta via regina, Matteo Cardella ci ha provato, primo tiro della gara personale, ancora il Viareggio in avanti, Geminiani, poi c'è un fallo di Rispogliati rilevato prontamente dal direttore di gara, ostruzione di Rispogliati su Geminiani, va al recupero ancora la formazione viareggina, Geminiani che ha ricevuto da Palagi, poi ha meglio Rispogliati, Pistelli, ancora Cardella per Pitrocchi, a ritroso Cardella, Pistelli prova alto sulla porta del Viareggio, ancora la formazione di Cupisti che dà disposizione della panchina con Geminiani che viene chiuso alla balaustra, anche Pardini, Pitrocchi, Cardella e poi c'è un'irregolarità, Rispogliati era apparso dal non nulla davanti a Poli, ma c'è una regolarità, punizione per il Viareggio, già battuta, Pardini in avanti, chiude Pistelli, poi Cardella, marcatura uomo della formazione viareggina, hanno paura degli avanti sarzanesi, ancora Falaschi, fanalino del coda del campionato, l'AS Viareggio con 3 punti, Pistelli poi recupera il Viareggio, Gemi è entrato il numero 5 in pista, ora però Rispogliati, malinteso, poi Balistreri, capitano a lato, è entrato il 5 del Viareggio in pista, ora Balistreri davanti a Peroni che chiude alla grande, primo cagione per il Viareggio, Pitrocchi in mezzo, Pistelli contratto da Falaschi, si apre la gara, Pistelli ancora in Pegnapolici veramente, è entrato il 5 del Viareggio in pista. Esattamente
Pardini. Ancora sul centro, la formazione di Varegina in avanti, va a recupero Petrocchi, che ha superato Pardini, va avanti Petrocchi, prova, impegna ancora Poli, centralmente col guantone, Rispoliati, Cardella, Pistelli, prova la conclusione, alza e schiaccia, ma recupera ancora Pistelli, Cardella. Ma Cardella, Pistelli, Rispoliati, accede all'azione sarzana. Rispoliati, Pistelli, Cardella, Petrocchi, pardon. Ancora Rispoliati, Cardella, chiude Poli. Tiro debole di Cardella. Pistelli, Cardella ancora. Cardella. È chiuso da tre giocatori del Viareggio, va a recupero della pallina sul centro ancora su Cardella. Petrocchi. Per ora Beretta ha fatto ora in questo momento l'avvicinamento, entra Tavoni. In pista Matteo Tavoni. Pistelli. Petrocchi a lato della porta viareggina. Tavoni. Poi Balistreri, malinteso, Balistreri, rete, Viareggio in vantaggio. E c'è anche un time out. Dopo 8 minuti e 07, Viareggio in vantaggio S con Balistreri, che si è presentato davanti a Peroni e l'ha trafitto imparabilmente. Buona la direzione di D'Alessandro di Viareggio. Sarzana sempre di più lanciato verso i play-off, vedremo con che avversario dovrà incontrarsi dopo questa gara, che presumibilmente pensiamo sia positiva alla fine dell'incontro. Per ora la vede soccombere per una rete, Balistreri, capitano della formazione di Alessandro Cubisti, dopo un malinteso a metà pista della formazione sardanese, ha trafitto Perroni incolpevole. Si riprende per Sarzana, che è sotto 1-0, Tavoni sulla pallina. Tavoni, Pistelli, Rispoliati, Pistelli, Rispoliati, Pistelli, Rispoliati. Poi è Cardella, chiude il tiro centrale Poli. Ancora Tavoni a lato della porta viareggina. Poi va a lottare e recupera la pallina, ancora un indomito Rispoliati. Poi c'è un'irregolarità ravvisata da Alessandro e punizione per la formazione di Gruppo Gamma. Con Tavoni sulla pallina. Cardella. Rispoliati. Finta la conclusione. Tavoni nell'angolo. Viene chiuso ancora Rispoliati a ritroso. Pistelli. Chiude il Viareggio che riparte in avanti pericolosamente su Balistreri, ma chiude Sarzana. Rispoliati. All'arco della porta viareggina, Balistreri, poi c'è un tiro del neo entrato viareggino, Bemi con respinta di Peroni centralmente, comunque il Viareggio si fa sentire pericolosamente dalle parti di Peroni, deve recuperare subito il Sarzana la concentrazione come vuole mister Berretta. Bemi sul centro,
chiude Cardella alla grande, riparte, tutto regolare per D'Alessandro. Balistreri a lato di Peroni, ma riparte il gruppo Gamma. Bistelli a lato della porta via Regina, ma c'è anche stata una deviazione. Il Viareggio di rimessa si rende pericolosissimo e Sazana lascia troppi spazi. Tavoni, Cardella, Tavoni ancora, prova la pallina Balonzola davanti a Poli, poi Cardella per Rispoliati da fuori, c'è una deviazione di un difensore Viareggino che chiude, poi Rispoliati in pressing, Cardella, finta Pistelli, supera un avversario, Pistelli ancora, Pistelli, rete! Grandoso gol di Pistelli e pareggio di gruppo Gamma. Sarzana, dopo 10-0-1, ha impattato il capitano Matteo Pistelli, meritatamente. Si prova Falaschi, chiude Tavoni. Gran numero di Pistelli, ha superato due avversari e ha trafitto Poli, ancora Pistelli lanciato per Cardella, ora Sarzana si parte in avanti, ma Viareggio ha dato una punizione. Balistreri la tiene in mezzo, Subemi chiude la difesa sarzanese con Peroni, un po' molle la difesa sarzanese a dispetto di altre occasioni. Pistelli, Cardella, Pistelli, autentico playmaker in pista, Rispoliati, Tavoni, prova, chiude Poli, ha provato l'angolo alto Tavoni, ancora Tavoni, Pistelli, gioca molto Sarzana, cerca di non sprecare alcuna pallina, Pistelli ancora, 5 secondi, ha già battuto il Viareggio, Bemi a ritroso, anzi Pardini su Falaschi che sbuccia la conclusione, recupera ancora la pallina, è contratto da Tavoni, ma Falaschi alla media, poi impegna debolmente Peroni e poi c'è un fallo per Viareggio, rilevato prontamente da D'Alessandro. Non dice il Viareggio le solide in avanti che mettono in difficoltà la formazione di Berretta, ancora Pardini, Bemi, Pistelli alla meglio, Rispoliati, Pistelli, Rispoliati, Cardella, serve il piazzamento dietro la porta di Poli, poi c'è un tiro di Pistelli ribattuto dalle maglie nere del Viareggio, poi bomba di Rispoliati a lato della porta Viareggina. Ci prova anche coi tiri da fuori Sarzana, Cardella ora impegna Poli, Pistelli rete sulla prima respinta di Poli, si trova Pistelli pronto alla conclusione e la doppia per la formazione sarzanese, 12-10, Sarzana in vantaggio, gruppo Gamma, Pistelli doppietta, Balistreri sul centro, Falaschi ha ristabilito la situazione, Sarzana e si è portato in vantaggio a metà del primo tempo qui dal centro sportivo polivalente in questa 20ª giornata del campionato nazionale di Serie 2 2021 girone B. Pistelli, Sarzana ancora si trova a 31 punti in classifica generale, Pistelli, poi c'è un fallo di Balistreri ai danni di Pistelli, chiede la distanza a Pistelli al direttore di gara, 3 metri va a rispettare la distanza D'Alessandro, poi è entrato anche Pezzini per la formazione sarzanese, Pistelli, Pezzini, Pistelli, comincia ad avvicendare gli uomini di Berretta, ancora Tavoni, Pistelli, Tavoni, prova Tavoni, impegna Poli centralmente, Falaschi,
buon numero. Pardini, Pardini, c'è un fallo, pattino di Pardini, punizione per Sarzana, che riparte con Pistelli, indomito, rete! Cardella sotto misura, triplica per la formazione sarzanese. Quando sono trascorsi 13:04 dall'inizio del tempo, 3-1, ristabilisce le distanze sarzana, come vuole anche la classifica generale del campionato. Tiro di Gemignani, debole su Peroni, va a recupero Pistelli e poi Pessini vicino alla rete, Falaschi, riparte Viareggio, Ballistreri, punizione per Viareggio. Era partito la grande Viareggio, l'ha sorpreso Sarzana, che però è tornato meritatamente in avanti di due reti, 3-1 dopo il pareggio. Ancora Cardella, ci sono i pali che tremano dalla parte di Poli, Falaschi, ancora Gemignani, Pessini, tutto regolare, Tavoni, Tavoni impegna Poli che respinge, poi va ancora Gemignani, tenta una solida personale, non ha nulla a che fare con Pessini, cala meglio, poi Pistelli per Cardella, Pessini gioca a memoria sarzana, Cardella, Pessini prova ora un'altra sostituzione e rientra rispogliati in pista. È avvicinato Capitan Pistelli, autore di una pregevole doppietta, rispogliati. Ancora Cardella a lato di poco della porta via Regina. Copriva il palo comunque Poli, Falaschi. Ancora Ballistreri, si dà un grande affare, ma contro due sarzanesi, tutto corretto, riparte Sarzana, Pessini. Pessini e guadagna una punizione, ottimo slalom di Pessini tra le maglie del Viareggio. Rispogliato, ricevuto da Cardella, Cardella ancora sul centro, Pessini, finta la conclusione, ancora Cardella, la tiene una Sarzana, dall'alto delle due reti di vantaggio, Pessini, Tavoni, ancora Tavoni che sta ben disimpegnando come playmaker offensivo, recupera il Viareggio in avanti con Ballistreri, ora c'è un intervento irregolare di Cardella. Ancora Cardella, un altro palo clamoroso, non ne contiamo più, Falaschi. Prova da fuori, c'è una deviazione pericolosa dalle parti di Peroni, che però sfila esternamente, recupera Cardella, indomito, Pezzini, rispogliati, grande dispendio di energia in pista, Cardella rispogliati, Pezzini, e giuro si inginocchia, ancora rispogliati da fuori, è un bombardamento alla porta del Viareggio, Falaschi ci ha messo una pezza, in avanti ora la formazione di cupisti nel tentativo di riaprire la gara, guadagna una punizione sulla parte sinistra dell'attacco della formazione ospite con Ballistreri sulla pallina. Conclusione, c'è un fallo rilevato da Alessandro per Sarzana, fuori di Sarzana. Quando mancano 8 primi e 53 secondi al termine del primo tempo, 3-1 per la formazione di Gruppo Gamma. Rispogliati, doppietta di Pistelli e Cardella, che dà ora a Pessini, Pessini sul centro, serve il piazzamento, trova il rientrante Petrocchi in pista. Ancora Petrocchi, malinteso, con Rispogliati va a recupero il Viareggio e Peroni sciopione a una grande azione di Gemignani, poi Pessini, Marchetti Matteo anche in pista, vicenda agli uomini Berretta e fa bene, Pessini, Cardella, giovani in pista, ancora di più, Cardella, Rispogliati,
alla meglio in prima battuta Falaschi, poi va a recupero ancora Sarzana, si lotta gagliardamente, va a recupero ancora il Viareggio con Paragi, poi Falaschi in avanti, c'è un fallo su Marchetti, tutto regolare, Marchetti, Falaschi lo atterra irregolarmente la terza volta, ci starebbe un blu, ma sorvola da Alessandro, ritiene un fallo veniale e va a guadagnarsi la punizione Pezzini per Sarzana. Ci ha dato un tributo Falaschi prima, tre volte su Marchetti, va a recupero Pezzini, scambia con Rispogliati, Marchetti ancora, dietro la porta di Poli che rinvia. Pezzini su Cardella. Ancora Sarzana che la gira, riesce, esce Cardella, rientra in pista Pistelli, capitano di lunghe battaglie, Pistelli. Marchetti. Anzi, Pezzini che prova la conclusione, un missile da fuori, terra aria che sorvola la porta di Poli. Di pochissimo a recupero Viareggio che è un po' frastornato dal gioco del Sarzana. Ora guadagna una punizione, c'è un time out, punizione per la formazione va Regina, 7 primi e 0-2 della fine del primo tempo, 3-1 il punteggio del polivalente in questa 20ª giornata che vede Gruppo Gamma portarsi virtualmente a 31 punti in classifica generale verso la quarta posizione nel campionato. Disposizione della panchina di mister Cupisti che aveva iniziato bene la gara, poi dopo ha trovato un asso duro nella formazione ligure che col materiale a disposizione si porta sicuramente in avanti anche come livello di gioco e per il Viareggio sono dolori, diciamo. Primo campionato sicuramente positivo per la formazione sardanese che dovrebbe disputare i playoff, allenata da Giovanni Berretta, un tecnico capace e abile di mettere le nuove in pista. Allora Rispogliati, Pistelli, osserva il piazzamento, Marchetti, Pistelli, ancora Rispogliati, Marchetti, Rispogliati. Per Pezzini, troppo lungo, va a recupero Falaschi. Viene attaccato da Rispogliati in maniera regolare, la pallina calambola su una sponda della pista, va a recupero Marchetti che la tiene da par suo, serve piazzamento, trova l'imbeccata su Capitan Pistelli, ancora Marchetti, ora la gioca con più calma Sarzana. Fa passare più del tempo, Rispogliati comunque non disdegna la conclusione da fuori, sempre a lato della porta di via Regina di poco, Pistelli. E poi c'è un fallo rilevato da Alessandro, punizione per Viareggio. Falaschi, 6 minuti scarsi al termine, 5-5-5-45. Ancora Falaschi, ha tentato l'imbeccata su Balistreri, chiude Sarzana, Pezzini, Marchetti, Pistelli, finta la conclusione, Marchetti ancora, Pistelli, autentico faro della formazione sarzanese, ha scelto la 2 e ha lasciato la 1 per giocare più assiduamente. E arricchire il suo bagaglio culturale che è già alto dopo l'esperienza anche a Cremona. E Balistreri viene chiuso, Rispogliati, Marchetti, Pezzini, rallentato un po' il Sarzana ma è giusto così, Rispogliati,
viene contratto da Balistreri, poi rispogliati va a recupero. Marchetti. Poi rispogliati. Petrocchi. Rispogliati. In avanti Sasana senza affanno, dall'alto dei due reti di vantaggio, controlla la gara Pistelli. Pistelli ancora dopo una bella azione, impegna però debolmente Poli. Rispogliati. Alto ancora, si dispera Rispogliati, ma ci prova sempre. 4-20 al termine. Dal polivalente 3-1 per Gruppo Gamma su Asse Viareggio. Ma ancora Balistreri, al gol della rete, via Regina, e si ripete nel finale di tempo tra Figi e Perroni, lasciato colpevolmente libero dalla difesa sardanese. Balistreri dopo 20-46 accorcia per Asse Viareggio, meritatamente, ma sui due gol del Viareggio pesa un po' la difesa sardanese, molto molle. Pistelli abbracciato da Balistreri, punizione. Ora c'è un po' di nervosismo in pista, ha provato Rispogliati a lato di Poli. Il Viareggio Sornione si è riportato sotto, gioca, non ha nulla da perdere la formazione viareggina, ultima in classifica, però onora l'hockey e il campionato. Balistreri ancora vicino al pareggio clamoroso da Sardana. Balistreri alla vicino alla tripletta personale con la difesa sardanese in bambola. Tavoni, Pistelli, troppo leziosismo in difesa. Tutto regolare su Tavoni per D'Alessandro. Ha rischiato il pareggio Sarzana. Avvicendato Marchetti, rientra in pista Cardella. 3-10 al termine. Petrocchi, Cardella. Cardella ancora. Conclusione ribattuta da Gemignani, Cardella, poi Gemignani, riparte Balistreri, azione a due per Viareggio, Gemignani, Sardana un po' spaesato, va a recupero Petrocchi, si farà sentire sicuramente Beretta nell'intervallo per quanto concerne la difesa. Petrocchi, Pistelli, non sarà sicuramente contento il tecnico sardanese. Petrocchi, Pistelli la tiene, poi trova Petrocchi che si scambia di posizione con Tavoni, ancora a ritroso Cardella. Pistelli che la recupera, migliore in pista Pistelli per Sarzana. Petrocchi in avanti, la pallina sfila da Tavoni sul palo della porta di Poli, poi è terminato il tempo, riparte Viareggio, trascorsi 45 secondi, riparte Viareggio, Falaschi, Gemignani, poi imbeccata su Balistreri da parte di Palagi, comunque ci mette tanta buona volontà il Viareggio. Pistelli, bomba che fa tremare Poli a 1:44 dal termine. La tiene Cardella, vuole andare a riporto Sardana in vantaggio, Pistelli, Cardella cerca l'1-2, numero di Cardella, ha alzato la pallina irregolarmente per l'arbitro, punizione per il Viareggio, Falaschi, Palagi, recupera Cardella, Petrocchi, fallo di Palagi, sembrava vegnare l'intervento, ma si becca anche 2 minuti da parte di Alessandro.
e c'è un tiro libero per Capitan Pistelli a 1:26 dal termine. Pistelli contro Poli. Para Poli, ancora Pistelli, rete! Alza e schiaccia, tripletta del capitano Matteo Pistelli. Perché? Per Gruppo Gamma. A 1:20 dal termine. 4-2. E rientra in pista il quarto uomo per il Viareggio dopo la rete. Ballistreri, punizione per il Viareggio. Già battuta, tutto regolare per D'Alessandro. Petrocchi al recupero della pallina. Vari Poli, Sadala con due reti di vantaggio. È meritato il vantaggio. Ha avuto un paio di sbandamenti in difesa che sono costate le due reti della formazione viareggina. Ancora Petrocchi. La tiene Sarzana, fa passare il tempo. Cardella. Ancora Tavoni. Petrocchi, impegna severamente Poli. Quando ormai siamo gli spiccioli di gara. Del primo tempo, Pistelli. Autore di tre reti. Di pregevole fattura. Ancora Pezzini. Petrocchi, pardon, su Poli, in avanti ora Viareggio. Viareggio, Pardini, impegna centralmente Peroni. Ancora Cardella, 10 secondi al termine, Cardella. Verso Petrocchi, recupera Viareggio in avanti. Alla maglia Tavoni. 4 secondi al termine. E si va a riposo con Gruppo Gamma. Sarzana in avanti di punteggio, 4-2 su S Viareggio. A risentirci dopo l'intervallo. Da Sarzana.
detto l'allenatore che non viene all'intervista, solo al playoff ha detto che viene all'intervista, si rifiuta di venire per scaramanzia, ha detto nel campionato, ha detto perché volevo intervistare l'allenatore stasera, invece ha detto che manderà un giocatore, ha detto che si farà intervistare solo nei playoff per scaramanzia, ha detto. Manderà un giocatore. Trissino contro mi ha fermato per la strada e mi hanno detto ci sono io quello che fa la 2. Mi ha fermato uno, mi ha detto ma è lei quello che parla alle 18 la domenica? Ho detto, ma per adesso la faccio io quest'anno. Non me l'aspettavo perché ha fermato per la strada. Ci siamo ormai, via. Tutti 40. Di nuovo in diretta dal centro sportivo polivalente per la ripresa delle operazioni, secondo tempo tra gruppo Gamma, Sarzana e S Viareggio. Il primo tempo è terminato con il risultato di 4-2 per la formazione sarzanese di Giovanni Berretta con tre reti di Capitan Pistelli e Cardella, mentre per il Viareggio doppietta di Balistreri che è andato vicino anche alla terza rete nel finale di tempo. Ma il Sarzana nel complesso ha meritato ampiamente le due di vantaggio. In questa 20ª giornata e ultima del campionato nazionale di Serie 2, 2021 Girone B, che porta la formazione sardanese ai playoff. Quasi sicuramente Tavoni, Pistelli, Cardella, Pistelli, Cardella, riparte la formazione di Berretta, Petrocchi, Tavoni, che ha rilevato gli spogliati nel quintetto iniziale della gara. Ancora Tavoni che viene disimpegnato in mezzo, poi a lato Cardella, dopo un batti e ribatti che ha visto impegnato Petrocchi. Ora il Viareggio in avanti, vicino alla rete Spinetti per la formazione viareggina, davanti a Perroni, di poco a lato Petrocchi. Pistelli chiude e riparte Falaschi, poi Pardini, Peroni si trova la pallina addosso
Pistelli impegna il portiere Viareggino. Ancora Pistelli, chiude Falassi alla grande, di uno nulla vicino alla quarta rete personale Pistelli. Cardella riprende il monologo sardanese, Pezzini, Petrocchi, perdon, Cardella, Petrocchi, ritmo della formazione ligure, in mezzo chiude Falaschi, regista difensivo, prova la bomba da fuori, non impedisce più di tanto Perroni, poi Balistreri va a lottare, ma la difesa del Saldana ora è messa bene. Petrocchi alto, c'è una deviazione ma tutto regolare per Alessandro. Riparte Falaschi per il Viareggio, si apre la gara subito in avvio. Balistreri impegna Perroni, poi Pistelli, capovolgimenti di fronte, altro palo di Pistelli, clamoroso. Balistreri cerca il gol dall'altra parte, bella partita. Petrocchi, Tavoni, inizio di gara al fulmicotone da parte delle due formazioni che onorano l'hockey. Balistreri, poi ci prova Falaschi, che si è svegliato dal torpore iniziale, riparte Sarzana sul centro con Petrocchi, Pistelli, Petrocchi, Pistelli, in mezzo Cardella, temporeggia Pistelli, imbeccata d'oro per Tavoni che non ci crede e la pallina sfila. C'è un ingaggio a due. Ancora Sarzana, Petrocchi clamorosamente a lato, la porta vuota, poi recupera Spinetti per la S Viareggio, ma Sarzana non dà spazio. Cardella in mezzo, chiude Pardini, Spinetti chiude parzialmente Pistelli, in mezzo Pardini, si è aperta la gara. Balistreri, Falaschi da fuori a lato della porta sardanese, Petrocchi in avanti, ancora gruppo gamma, Cardella, Petrocchi, Cardella, Pistelli in mezzo pericolosamente dalle parti dell'area Viareggina, poi scivola Pistelli, tutto regolare. Balistreri a lato di Perroni, ci prova sempre comunque il capitano dell'S Viareggio, di Cupisti, in mezzo Petrocchi, pallina d'oro per Tavoni che si intriga, e poi è Pistelli che impegna severamente il portiere, si trova prontamente sull'ultrazione di gioco Pistelli. 9 in pagella per il capitano rossonero, Cardella, chiuso da Spinetti, Falaschi in avanti, ma ancora Sarzana, Pistelli debolmente, ora Petrocchi, Tavoni si porta sul centro dell'area, ha ricevuto Pistelli da Cardella, ancora su Petrocchi, Pistelli, pallina d'oro per Cardella che suona il palo sulla destra del portiere Viareggino. Poi c'è un fallo gratuito di Falaschi a rischio blu su capitan Pistelli. A distanza di 3 metri, dice D'Alessandro, riparte Sarzana, Petrocchi, ancora Cardella, Pistelli, Pistelli! Chiude il portiere Viareggino sulla traversa, ancora Pardini, poi a lato Balistreri, provato dall'intensità della gara, ancora Pardini si dà un grande affare ma è da solo, recupera Cardella, Petrocchi, ancora Pistelli, caracolla Cardella,
Ancora chiude centralmente sul portiere via Regino. Tavoni. E poi c'è un numero di Cardella. Ancora sul portiere. Urla cubisti dalla panchina. All'indirizzo dei suoi, Balistreri. Balistreri. Apertura per Pardini, che non riesce a trafiggere Peroni a Tuberturi, parte Sarzana, Petrocchi, Cardella, Pistelli, Cardella, Pistelli ancora. C'è un fallo di Tavoni ai danni di Pardini, un time out, punizione per la formazione di cubisti. Quando sono trascorsi 6 primi e 6 secondi dalla lista della ripresa, sempre 4-2 punteggio per il gruppo Gamma. Anzi, c'è il decimo fallo e tiro diretto per Viareggio con Balistreri. Chiude Perroni alla grande. Non mi ero ravvisato del decimo fallo. Non era time out, era decimo fallo. Recupera Cardella in mezzo, chiude il portiere del Viareggio alla grande. Tutto regolare per il direttore di gara. Ancora Balistreri, c'è un fallo di Rispoliati appena rientrato in pista. Fallo non grave, punizione per Viareggio, Palagi. Chiede 3 metri Palagi, Falaschi, finta il passaggio su Falaschi, conclusione a lato della porta sardanese, Tavoni, che ha giocato più del tempo nella gara. Rispoliati, Pistelli, Rispoliati, Pistelli. Ancora Pistelli sul centro, la tiene, osserva il piazzamento, Tavoni, Tavoni che cerca di infilarsi in area, tutto regolare, poi c'è un fallo, punizione per Viareggio, fallo ai danni di Bemi, Falaschi, osserva il piazzamento in avanti, la zona morta, Cardella. Cardella in mezzo, ha cercato l'imbeccata sugli spogliati come da copione, non è uscita la conclusione a Mattia, va a recupero ancora il Viareggio, Balistreri, il capitano in avanti, ma senza costrutto, recupera Pistelli, Cardella, migliore in campo Pistelli per la formazione sarzanese. Rispoliati ingaggia un duello rusticano con Falaschi, vedremo l'evolversi della situazione mentre D'Alessandro si sta portando verso la panchina sarzanese per calmare le acque. Tavoni, Cardella, Rispoliati, Pistelli. Ancora Tavoni. Pistelli. Prova lato del portiere Viareggino, che comunque era sulla traiettoria. Balistreri, Palagi. Falaschi ci prova, impegna severamente Perroni in mezzo, Palagi manca l'appuntamento con la rete. Tavoni, Cardella, numero Cardella, Cardella a lato della porta via Regina. Bemi in avanti per Viareggio, Balistreri, Balistreri ancora in mezzo, Palagi si è portato in avanti ora. Tavoni, Cardella, rallenta d'arte Sarzana, Cardella, Petrocchi,
Pistelli. Parte Pistelli, impegna il portiere del Viareggio due volte. Cardella. È tutto chiuso il Viareggio, Brispoliati. Petrocchi, quando sta dando accelera, mette in difficoltà la formazione ospite. Cardella ancora. Rispogliati, prova da fuori. La pallina è alta, punizione per il Viareggio. Palagi. Falaschi. In avanti, Rispogliati in anticipo, ma la pallina va ancora al Viareggio con il numero 5, nuovo entrato. Pardini. Petrocchi. Cardella. Pistelli. Ancora Cardella. Petrocchi. A lato della porta via Regina, ma c'era anche Rispogliati sull'azione. Decentrato, la pallina va al Viareggio. C'è stata un'irregolarità, Balistreri. Poi la pallina, tutto buono, Rispogliati in mezzo, Cardella dietro la porta via Regina, poi troppo la si schiaccia. Gran numero di Cardella, chiude la difesa via Regina, vicino al palo. Petrocchi. Scampoli di bel gioco nella formazione sarzanese. Pistelli. Petrocchi. Cardella, Pistelli. Finta il passaggio su Rispogliati, ancora su Cardella, Rispogliati in mezzo. Impegna centralmente severamente il portiere ospite, poi Balistreri, ma è da solo contro Pistelli che riparte per Sarzana. Cardella! Impegna ancora il portiere Viareggino. Urla cupisti dalla panchina. Cardella vicino alla rete in un paio di situazioni quando mancano 13:50 al termine di questa 20ª giornata di campionato 2021 Serie A2 Girone B. Bomba di Petrocchi, ci ha messo una pezza il portiere Viareggino. Pistelli. Balistreri. Poi è Pardini, alza Peroni. Pistelli. Petrocchi. Cardella, giocatore di sicuro a venire. Petrocchi, alto di poco, c'è un time out, forse è stata una deviazione. Cardella disinvoltamente con la massa dà lustro alle sue qualità. i primi 5 secondi al termine dell'incontro, conduce sempre Sarzana quel punteggio con cui è terminata la prima frazione, 4-2, tripletta di Pistelli e Cardella per la formazione di Giovanni Berretta e doppietta di Balistreri per la formazione di Alessandro Cupisti.
Riparte l'incontro in avanti ancora Viareggio. C'è una conclusione a lato del nuovo entrato Geminiani. Pistelli in avanti. Ancora Palagi. Impegna Peroni centralmente. Pardini. Riparte Rispogliati. Poi è Pistelli anticipato da Geminiani. Petrocchi. Gira dietro la porta via Regina. La pallina messa in mezzo da Petrocchi, pericolosamente lancia davanti alla porta del Viareggio Geminiani. Tutto regolare per D'Alessandro. Tutto regolare ancora. Petrocchi era vicino D'Alessandro. Cardella, grande numero e tiro. Poi ci prova Petrocchi, un bombardamento sulla porta del Viareggio, gli spogliati. Ancora finta, ancora il portiere Viareggino su Pistelli alla grande Palagi e poi ci prova Geminiani, ma c'è una deviazione. Landi sta dando la parte in quarta, è incontenibile, va il recupero della pallina Palagi. Geminiani e Palagi sulla pallina. Geminiani lascia l'incarico a Palagi. Geminiani, Rispogliati, Palagi chiude Peroni, ben appostato sul primo palo. Cardella, grande numero di Cardella che impegna ancora il portiere ospite Palagi. Chiude Rispogliati, che però perde la pallina, seconda battuta. Palagi che si è portato in avanti ora in questo secondo tempo. In mezzo in sarzana pericoloso Falaschi, si mette una pezza e tira lato di Peroni. Pardini. Si fa vedere anche il Viareggio comunque. Onora il campionato. Rispogliati. Cardella. Pistelli. Rispogliati. Tutto regolare. Pardini. Lascia giocare D'Alessandro. Rispogliati. Tiro deviato da Geminiani, va recupero Falaschi. 10 minuti al termine, sempre 4-2 il punteggio del Polivalente qui a Sarzana. Palagi che nel secondo tempo è un attaccante aggiunto per la formazione di cupisti. Petrocchi, Rispogliati, Pistelli. In avanti, ha subito un fallo, tutto regolare. Palagi, Geminiani, chiude Rispogliati, Pistelli. Pistelli, grande il portiere Viareggino. Si è inarcato sul tiro di Pistelli. Con perfetta scelta di tempo, Petrocchi. E poi si mangia una rete Pezzini, colossale, davanti al portiere ospite. Falaschi, in avanti Geminiani su un'imbeccata di Pardini, si è aperta ulteriormente la gara ora. Rispogliati, Petrocchi, bombardamento ancora dalle parti bianconere, va a recupero ora il Viareggio. Pardini in mezzo, chiude Pistelli e riparte Sarzana. Pistelli, forse rigore. No per D'Alessandro, Pardini, Balistreri, grande Peroni, grande Peroni! Tra gli applausi del non pubblico, Falaschi, Rispogliati.
Pistelli, Pezzini, grande Peroni e time out. Mentre Viareggio ha commesso il decimo fallo, tiro diretto per Gruppo Gamma, che può ulteriormente incrementare il bottino. 8:27 dal termine, Pistelli. Sulla conclusione laterale di Pistelli, va a recupero ancora lo stesso Pistelli. Trova l'appoggio in Pezzini. Pezzini ancora la tiene Rispoliati. Poi ancora Sarzana con Pistelli, Rispoliati, Petrocchi, ha tentato il colpo sotto a lato della porta via Regina, ancora Pezzini, buon gioco di Pezzini, grande Pezzini, Pistelli, qualità nella formazione sarzanese, Pezzini ancora, viene chiuso però da un difensore via Regino. Poi c'è un fallo. C'è un fallo di Pezzini, punizione per il Viareggio Geminiani. 7:23 al termine. Ballistreri. Voleva qualcosa di più Viareggio con Pardini. Rete! Petrocchi finalmente per il Gruppo Gamma! 5-2! A 7-12 al termine. Quando sono trascorsi 17:48, Petrocchi! Geminiani. Rispoliati, ancora Petrocchi, Pezzini, Rispoliati e Cardella in pista, a Cardella ancora grande numero col tiro che sibila il palo, a portiere battuto. Sei e 35. Sarzana padrone della gara, si avvia all'ennesima vittoria di questo campionato e si porta a 31 punti in classifica generale verso la quarta posizione e ai play-off. Allora c'è il gioco interrotto, non riusciamo a scorgere la motivazione, forse un intervento medico, così mi è parso di scorgere, così è infatti, e ha sospeso momentaneamente l'incontro l'arbitro D'Alessandro di Viareggio, che ha tirato molto bene la gara, ha lasciato giocare e niente, ampiamente sufficiente la direzione arbitrale.
soddisfatto Beretta sicuramente per l'esito del campionato, oltre alle più rosee aspettative, mentre Cupisti dovrà lavorare molto sui giovani a disposizione. Petrocchi chiude Faraschi, si va un ingaggio avanti per Sarzana, deve essere ripetuta da quest'altra parte l'azione, dice D'Alessandro, con Cardella che lascia l'incarico a Petrocchi, ancora Cardella, e Cardella fa di quei giochi stratosferici che valgono il prezzo del biglietto. Cardella, finta ancora la conclusione, Pezzini doppiamente, Pezzini, rete per Gruppo Gamma, 6-2, a 6-0 dal termine, anche Pezzini nell'albo nel ranking dei marcatori della giornata. Geminiani, Crispoliati, chiude tutto, poi scambia ripetutamente con Petrocchi, ancora Petrocchi in avanti, Sarzana alla grande, Palagi, ma il Viareggio ormai è andato in tilt, Petrocchi si riparte ancora in avanti con Pardini verso Balistreri, che prova la conclusione debole a lato di Perroni. 5-20 al termine, 6-2 è il punteggio. Ora c'è una punizione e c'è un time out, punizione per il Viareggio. 6-2 il punteggio, che ricalca anche la partita di ieri sera per la 24esima giornata del campionato di Serie 1, che Sadana ha visto imporsi. Ora c'è un tiro, 15esimo fallo, giustamente tiro diretto per Viareggio, così dice il tabellone. Balistreri a lato di Perroni, ma deve essere ripetuta la conclusione, dice D'Alessandro. Ripeto, il punteggio ricalca la vittoria di sera della Serie 1 Credito Agricole, ma la partita non è ancora terminata. 5-15 al termine, Balistreri. Contro Perroni. Ah, a lato Balistreri, ha un'altra possibilità, chiude Perroni. Rispogliati, Petrocchi, Pezzini su Cardella, tutti nell'albo dei marcatori a parte Rispogliati e Tavoni del Sarzana. Petrocchi, poi Cardella, c'è un fallo rilevato prontamente da D'Alessandro. Anzi, sì, fallo per Sarzana. Pezzini su Cardella, come avevamo giustamente rilevato. Petrocchi, la pallina, Spinetti in avanti, chiude Perroni, che la manda malamente in avanti, dalle parti comunque dove c'è Pezzini, poi va a recupero Geminiani in seconda battuta. 4-20 al termine, Geminiani due volte, chiude Perroni, Pezzini in mezzo su Cardella che la tiene, Rispogliati è diventato in pista Pistelli per il finale di gara. Ancora Cardella che si porta a spasso quasi due avversari, poi è un po' lezioso, va a recupero Geminiani, conclusione sbilenca di Palagi, Spinetti in mezzo, il Viareggio si prova comunque orgogliosamente con Balistreri,
3:36, Spinetti al termine, Perroni, stavolta giustamente su Marchetti Matteo, rientrato in pista, Pistelli, e c'è il time out a 3:21, ormai la gara non ha più nulla da dire per quanto concerne l'esito. Sadana conduce immediatamente per Cerreti a 2, come da previsione. Viareggio ci ha messo l'anima, ha cercato di dare tutto quello che aveva, ma Sadana è superiore tecnicamente e anche come materiale umano in pista. Sorridono sia D'Alessandro che Cardella, reciproci convenevoli tra il direttore di gara e il giocatore di Sarzana. Partita assolutamente corretta. Tra le due squadre, Falaschi. C'è un intruso senza mascherina, così mi è parso di vedere che è entrato nel palazzetto, così mi è parso di intravedere a occhio e croce. Si riprende comunque ora a 3:21 dal termine. Falaschi, Gemignani in avanti, c'è Pezzini, poi Balistreri, che si è dannato l'anima, sempre da solo in avanti per Viareggio. Poco surrogato dai compagni, va a recupero Pezzini. 3 minuti al termine da Sarzana. Pistelli. Cardella. Ancora Marchetti. Pezzini, Pistelli. Pezzini, Marchetti. Pezzini, tiene Sarzana, fa passare il tempo, 2:40 al termine, Pistelli, migliore in pista, gioco di parole, Pezzini, Cardella, Pistelli. Pezzini, Pistelli. Pezzini. Pezzini! Rete, sembra! Ma l'arbitro no, dice che c'è un gioco a due dalla parte destra, sembrava dall'attacco della formazione locale. Sembrava la settima rete. Illusione ottica. Pistelli. Pezzini, Marchetti, ci prova Marchetti, che impegna severamente il portiere Viareggino. Ancora Pezzini, doppietta personale di Pezzini a 11:55 dal termine, 7-2 è il punteggio del polivalente meritato per la formazione di Giovanni Berretta. Scampoli ormai al termine di gara, Falaschi. P-
gli Stelli, ha superato la 1 di una rete la formazione della 2. In queste due giornate di campionato che sono disputate qui al Centro Sportivo Polivalente, ma tre punti hanno a riso i colori rossoneri in entrambe le circostanze. Ora c'è un fallo su Marchetti, tutto regolare per D'Alessandro. Poi è Pezzini, indiavolato, e doppietta personale, Pistelli. Ancora un palo di Pistelli, esterno. Poi Perroni con calma su Marchetti, fasi finali, 53 secondi al termine. La tiene Marchetti. Ultima battuta del campionato. In avanti Del Gatto, messo in pista la Beretta. Poi la pallina carambola sulla porta di Peroni pericolosamente. A 42 secondi dal termine. Pistelli. Chiude Mareggio, Balistreri prova l'ultima sortita in avanti dalle parti di Peroni, poi Del Gatto in avanti, Pistelli chiude il portiere di Viareggino, poi Marchetti ancora il portiere di Viareggio, Del Gatto, Sarzana in avanti ancora, Geminiani impegna Peroni nell'ultima occasione ospite che nulla ha da fare sul risultato. Del Gatto vicino alla rete e termina l'incontro che vede Gruppo Gamma superare l'AS Viareggio 7-2 in quest'ultima giornata ventesima del campionato nazionale Serie 2 girone B 2021. È tutto da Sarzana, arrivederci ai playoff, buonasera. Pessini, Pessini all'intervista, grazie. Visto che ha fatto due gol.